punto poteva bastare alla Roma, non certo all'Atalanta. Ecco il motivo di un punteggio ormai inconsueto per le scene calcistiche italiane. Ecco spiegato l'andamento di una gara non consigliabile ai deboli di cuore. L'essere passato in vantaggio troppo presto, dopo appena 5 minuti, per un autogol di Vavassori su punizione di Di Bartolomei, ha forse condizionato il comportamento della squadra giallorossa. Quella che doveva essere una gara d'attacco si è trasformata in una partita difensiva e l'Atalanta ne ha approfittato per impossessarsi del centrocampo e per comandare la gara. Il gol del pareggio quindi non è giunto a sorpresa. I neroazzurri lo hanno inseguito con insistenza e lo hanno raggiunto al 23esimo grazie anche alla complicità di Paolo Conti, che ha respinto difettosamente un cross teso di Marocchino. Facile la conclusione di testa di Bertuzzo. Logico lo sbandamento tra i romanisti e inevitabile il secondo gol dell'Atalanta poco dopo la mezz'ora. Lunga la manovra al limite dell'area e perentorio il rasoterra di Prandelli, che va ad infilarsi nell'angolo basso. E proprio nella parte conclusiva del primo tempo, in quella iniziale della ripresa, la squadra lombarda ha avuto più volte la possibilità di mettere al sicuro il successo arrotondando il vantaggio. Il giovane marocchino, spinto dalla vivacità dei vari Tavola, Rocca e Vavassori, ha messo spesso in crisi la retroguardia romanista. Soltanto uno spunto del Pruzzo vecchia maniera è valso a rimettere in equilibrio il risultato, ma soprattutto l'andamento della gara. Il gol dell'ex genoano pone praticamente fine alle paure di una squadra che, partita con propositi ambiziosi, è stata costretta, in seguito ad una serie di risultati negativi, a dimenarsi nelle parti basse della classifica. Un 2-2 insomma importante per la Roma, ma forse inutile per l'Atalanta, che dovrebbe augurarsi troppe concomitanze favorevoli per evitare la retrocessione.